conferenza stampa con i rappresentanti dei comuni oggi nella sede dell'Unione ad Empoli. Tema il passaggio della Polizia Municipale da dipendenti dei singoli comuni all'Unione stessa. Sarà attivo da gennaio a Gambassi Terme nella sala giunta del Palazzo Comunale il 13° satellite del Centro Aiuto Donna Lilith, un nuovo sportello a disposizione delle donne vittime di violenza. Calcio, domani alle 20:30 sarà di scena la partita tra Empoli e Brescia, la prima che vedrà in panchina mister Andreazzoli. Oggi il nuovo allenatore azzurro ha tenuto la sua prima conferenza pre-gara. Buonasera e bentrovati. Questi i nostri titoli, ma apriamo con la cronaca. Trovata morta in un lago di sangue. Sul corpo aveva ferite dovute ai morsi dei due pastori tedeschi che aveva in casa. La vittima è una donna di 102 anni di Brusciana. A scoprire la terribile scena è stata la figlia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per l'anziana non c'era più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Empoli. È stata disposta l'autopsia per capire se il decesso della signora sia avvenuto per cause naturali o invece per i morsi dei cani. Può darsi che i due animali abbiano tentato, per così dire, di svegliare la donna dopo un malore. Infortunio sul lavoro a Montelupo Fiorentino. Un uomo di 45 anni ha riportato un trauma da schiacciamento a un braccio. È accaduto questa mattina, poco dopo le 10:30, in via Impruneta. Sul posto sono giunte un'auto medica e un'ambulanza. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Pare che il 45enne stesse lavorando a un macchinario quando l'arto è rimasto incastrato in un ingranaggio. Giornata di incidenti nel nostro territorio. Ad Empoli, in via Livornese, tamponamento tra auto. Due feriti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale, uno in codice verde e l'altro in codice giallo. Tamponamento anche nella frazione di Fontanella, nel comune di Empoli. Due contusi, entrambi trasportati in codice verde al San Giuseppe. Auto fuori strada invece a Fucecchio, in via Romana Lucchese. Oltre ai soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco. Una persona è stata trasportata in codice giallo al nosocomio di Empoli. Un 25enne e un 31enne di origine georgiana sono stati denunciati per possesso di oggetti atti allo scasso. Una loro connazionale di 35 anni è stata arrestata. Potrebbero aver messo a segno diversi furti in appartamento nell'Empolese Valdelsa e nei comuni limitrofi. La polizia ha sorpreso in zona stadio a Empoli il 25enne e la donna, nascosti dietro a un'auto con targa francese. Poi è arrivato anche il 31enne. Gli agenti li hanno controllati, trovando nella vettura oggetti che si usano per l'effrazione negli appartamenti. Dalla successiva perquisizione nell'abitazione del proprietario dell'auto, anch'egli georgiano, ai domiciliari, non è emerso niente di particolare. L'invito è per chi abbia subito furti in casa di presentarsi in commissariato per un riscontro fotografico per capire se i tre siano i responsabili dei colpi. Per quanto riguarda la donna arrestata, poiché in possesso della carta d'identità di una persona polacca, però con la propria foto, dopo il processo predilettissimo è stata condannata a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni con pena sospesa ed è tornata libera. Un 28enne residente a Certaldo MK, le sue iniziali, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Il giovane è stato sorpreso nell'ambito di controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Poggi Bonsi. Ieri sera un vasto dispiegamento di forze ha visto interessato il comune di San Gimignano. Al termine del servizio sono state denunciate alla Procura della Repubblica 3 persone, tra cui il 28enne residente a Certaldo. Cambiamo argomento. Conferenza con tutti i rappresentanti di ogni singolo comune, quella di oggi pomeriggio nella sede dell'Unione ad Empoli. La giunta si è riunita con la stampa per spiegare come sta la situazione sul caldissimo tema del passaggio della Polizia Municipale da dipendenti dei singoli comuni all'Unione. Il servizio è di Andrea Vegni. I sindaci, in quanto depositari della responsabilità dell'amministrazione pubblica, non hanno ragioni, diciamo così, per scontrarsi con nessuno dei suoi dipendenti, né con la Polizia Municipale né con qualunque altro soggetto. Comincia con questo discorso introduttivo della Presidente Brenda Barnini la conferenza sul tema dell'organizzazione del trasferimento dei dipendenti assegnati al comparto della Polizia Municipale dai comuni all'Unione dei Comuni dal 1 gennaio 2018. Tutti approveremo, abbiamo già approvato la delibera per il trasferimento del personale al 1 gennaio. Il primo imprescindibile
motivo per fare questo passaggio è proprio quello che anche gli agenti lamentano: tornare a poter crescere nel numero di addetti al servizio. I primi tre punti di questo documento che riguardano appunto il trasferimento del personale all'Unione, cioè chi viene trasferito e in che termini viene trasferito, i diritti acquisiti, cioè il caso del recesso o scioglimento dell'Unione, cioè che cosa accade ai dipendenti trasferiti una volta nel caso in cui o un comune o l'intero Unione si sciogliesse, e le stesse garanzie sui salari accessori, che sono la produttività, gli scambi in sanità, tutto il resto che viene acquisito dai dipendenti. L'Unione, organo, se così si vuol chiamare, che gestisce 160 dipendenti ed un bilancio da ben 28 milioni di euro, si sta scontrando con le RSU della Municipale su un punto dei quattro previsti dall'accordo, la sede di lavoro. La riorganizzazione, credo che, e voi lo sapete senz'altro meglio di me, noi, la parte politica, detta gli indirizzi, poi nello specifico è il comandante che gestisce il personale. Il passaggio della dipendenza garantirebbe inoltre l'assunzione di 8 nuovi agenti e la sostituzione per pensionamento di altre 3 persone. Per domani è prevista un'assemblea delle RSU della Polizia Municipale sulla questione. Credo però che gli impegni che abbiamo preso, li abbiamo presi in modo scritto, di garanzie nei loro confronti, con il protocollo che i loro stessi rappresentanti hanno sottoscritto per quel che riguarda le garanzie sui salari accessori, sulla produttività, sul destino degli agenti in caso di scioglimento dell'Unione. La funzione è stata trasferita all'Unione dei Comuni ormai 5 anni fa, e se non procedessimo al trasferimento l'unico risultato certo sarebbe il peggioramento del servizio, di cui loro stessi sono i primi, diciamo così, a pagarne le conseguenze in senso negativo. Questa mattina al MUVE di Empoli sono state poste le basi per un grande progetto industriale che consentirà alla Toscana di realizzare concretamente un'economia circolare e a filiera corta in un distretto che ha nel vetro un perno storico dell'economia locale. Vediamo il servizio. Una filiera industriale di riciclo del vetro, solida, efficiente e sostenibile. Con questi obiettivi rinasce oggi Vetro Revet SRL, azienda che vede soci al 51% Zignago Vetro SPA e al 49% Revet SPA, che gestirà e rilancerà lo storico stabilimento di Empoli, con l'obiettivo di realizzarne uno nuovo entro i prossimi 4 anni. Il controvalore dell'operazione è stato stabilito in 735.000 euro. Oggi abbiamo siglato un accordo societario, quindi abbiamo passato di mano il 51% di questa importante società nel pacchetto di Revet, che si chiamava la Revet Verti e si chiamerà Vetro Revet da oggi, che ha come obiettivo unico la produzione di rottame di vetro di provenienza dalle raccolte differenziate che i nostri cittadini fanno nella regione toscana. L'impianto di Vetro Revet, dobbiamo dire da oggi, qui ad Empoli. Tra l'altro è importantissimo per Revet perché Revet nacque, la società Revet che oggi si trova a Pontedera nacque in quello stabilimento, vedrà un investimento di questi due soggetti importanti industrialmente, che sono Zignago Vetro e la Revet, per circa 3 milioni di euro, finalizzati a fare un importante aggiornamento tecnologico. Il piano industriale della nuova società punta a raggiungere una capacità di trattamento entro il 2018 di oltre 80.000 tonnellate l'anno di rottami di vetro, frutto sia della raccolta monomateriale dell'intera Toscana che proveniente dal rottame grezzo trattato per conto di altre vetrerie. Io da sindaco di Empoli posso sottolineare da un lato l'importanza che rifà della nostra città nuovamente una città del vetro, del vetro nel XXI secolo, e quindi con un elemento importantissimo legato alla sostenibilità, all'economia circolare, al riciclo, e dall'altra ovviamente anche la rilevanza dell'investimento economico che mantiene e fa crescere in prospettiva le possibilità di occupazione.
Il matrimonio di oggi fra Revet e Zignago, il gruppo Zignago, testimonia il fatto che l'economia circolare non resta un'enunciazione e si diventa una grande operazione industriale. Sicuramente il compito del pubblico è quello di aumentare i livelli di raccolta, di aumentarne la qualità della raccolta differenziata, e su questo il passaggio alla raccolta del multimateriale leggero sicuramente aiuta. Dobbiamo aumentare anche il nostro indice di raccolta in sé, però tutto questo avrebbe, diciamo, una vita breve, un respiro corto, se poi a valle non ci fosse l'incontro con il mondo dell'industria, che poi di quel sottoprodotto, perché non si tratta più di un rifiuto, riesce a fare un nuovo processo produttivo, a conferire nuova vita. Tutto pronto per l'avvio dei lavori del Parco Fluviale dell'Arno, un'area che si svilupperà tra il Palazzetto dello Sport e l'Argine dell'Arno di Castelfranco di Sotto. Un luogo di incontro dove andare a pesca, passeggiare, portare a correre il proprio cane e vivere a contatto con la natura, nel rispetto dell'ambiente e di uno spazio pubblico che è patrimonio comune. L'affidamento dei lavori si è concluso con l'individuazione della ditta esecutrice 2R Costruzioni di Pisa, che partirà con la realizzazione dell'opera nei prossimi giorni, entro la fine del 2017. Il primo intervento sarà il rifacimento di una porzione del percorso pedonale sulla sommità dell'argine del fiume, in un tratto di circa 1,2 km, in corrispondenza del ponte sull'Arno fino a via Posarelli. Quest'opera è stata finanziata per un importo totale di circa 30.000 euro, dei quali 10.000 sono stati coperti dal contributo della Regione Toscana. La restante quota è stata impegnata dal Comune di Castelfranco di Sotto. A Gambassi Terme, nella sala giunta del Palazzo Comunale, apre il 13° satellite del centro aiuto Donna Lilith. Ogni martedì, dalle 17.30 alle 18.30, alcune volontarie psicologhe forniranno informazioni a tutte le donne che si presenteranno in modo assolutamente anonimo e discreto. Questa nuova apertura fa parte del progetto I satelliti si espandono, portato avanti dal centro Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Ma vediamo il servizio. Apre a Gambassi Terme, nella sala giunta del Palazzo Comunale, un nuovo sportello del centro Lilith a disposizione delle donne vittime di violenza. Lo sportello, gestito da volontarie opportunamente formate, sarà attivo dal mese di gennaio e offrirà una prima consulenza in maniera totalmente anonima e discreta. In un primo momento il punto di ascolto sarà aperto per informazioni il martedì dalle 17.30 alle 18.30. La scelta di questo luogo non è casuale, in quanto, trattandosi di Palazzo Comunale, una persona può recarvici per qualsiasi motivo e questo garantisce la riservatezza del caso. Successivamente lo sportello sarà trasferito nella nuova Casa della Salute di Gambassi. Benvenga questo progetto, sono orgoglioso che il mio territorio ospiti finalmente un punto del genere, che si vada a inserire in una rete di punti di ascolto e di aiuto che è sempre più grande, nell'ambito naturalmente degli 11 comuni, grazie alla Lilith e alle pubbliche assistenze, per poterci permettere di far parte di questa costellazione di centri di aiuto che si spera abbiano dei risultati tangibili e che possano finalmente ampliare il numero di aiuti e di soluzioni a questo problema. Lo sportello, oltre che dalle volontarie, sarà gestito dalle psicologhe del centro aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite, che hanno portato avanti il progetto in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ovviamente la reperibilità del personale del centro Lilith è H24 per 365 giorni all'anno al numero 0571 725156. Lo sportello ha invece il compito di fornire informazioni. Da lì poi appunto si organizzerà un appuntamento dove appunto verranno forniti tutti i tipi di supporti che appunto offriamo, quindi tipo psicologico, consulenza legale, quindi le mettiamo in contatto con uno dei nostri avvocati, e poi via via sempre di più è possibile appunto avere l'accesso a tutti i nostri progetti. Questa nuova apertura rientra nel progetto I satelliti si espandono, finanziato dal CESVOT, finalizzato a rafforzare i satelliti del centro Lilith e ad aprirne di nuovi. Con quello di Gambassi sono adesso 13 nell'area dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno i satelliti di Lilith, che consentono una battaglia sempre più importante contro la violenza di genere. È molto importante perché si va a questo punto a coprire tutto quello che è il territorio, quindi l'Empolese Valdelsa e il Valdarno. Questo è il 13° sportello e quindi fa sì che le donne che si ritrovano ad aver bisogno abbiano vicino a casa un punto dove rivolgersi.
Domani la zona sportiva intorno allo stadio Castellani di Empoli sarà oggetto di alcuni provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli, legati alla presenza del consueto mercato degli ambulanti come ogni giovedì e poi a seguire della partita dell'Empoli contro il Brescia. Quindi via Bisarnella lato Orme e parte di via delle Olimpiadi saranno chiuse dalla mattina presto, esattamente dalle 6 fino alle 23:30 circa. Prima per consentire agli ambulanti di allestire i banchi e poi per la pulizia dell'area, quindi per la preparazione delle strutture e dei dispositivi che garantiscono l'ordine pubblico in occasione della gara che inizierà alle 20:30. Prosegue a Cerreto Guidi la 7ª edizione della Via dei Presepi, che nello scorso fine settimana, complice bel tempo, ha subito un forte incremento di visitatori. L'esposizione degli oltre 100 presepi nel centro storico proseguirà fino al 14 gennaio. Si ricorda che da quest'anno i presepi, alcuni dei quali realizzati da artisti provenienti da altre regioni, sono allestiti anche alla Villa Medicea e al Mumeloc. Tutto questo mentre nel programma dei prossimi giorni spicca il concerto di Natale di domani alle 21:15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stabia. Andrà in onda questa sera alle 20 Terra Nostra. La puntata sarà interamente dedicata al presepe di San Miniato dell'artista Mario Rossi, allestito quest'anno all'hotel Miravalle. Sarà visitabile fino al 14 gennaio, ogni giorno dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, escluso il lunedì. È il 30° anno che Mario Rossi realizza il presepe a San Miniato. La tematica portante è quella del cammino. Naturalmente spazio anche al poeta Alessio Guardini e ai sentieri di Madesco Martini. Dunque l'appuntamento con Terra Nostra è alla fine del TG. Veniamo al calcio. Domani alle 20:30 sarà di scena allo stadio Castellani l'incontro tra Empoli e Brescia, la prima partita che vedrà in panchina mister Andreazzoli dopo l'esonero domenica scorsa di Vincenzo Vivarini. Oggi il nuovo allenatore azzurro ha tenuto la sua prima conferenza pre-gara, che andrà in onda integralmente su Antenna 5 alle ore 20:30 in sala stampa. Intanto sentiamone uno stralcio. Il gruppo è buono, il gruppo sano, il gruppo volenteroso, hanno voglia di fare, hanno voglia di apprendere, c'è molta disponibilità e di questo sono estremamente soddisfatto. Quindi i feedback che ho avuto sono tutti feedback positivi. È indubbio che una sorta di impatto ci deve essere per forza, no? Io onestamente non ho avuto nessuna sensazione in questo senso, nessuna sensazione negativa. O sono stati bravi i calciatori a nasconderlo o io non me ne sono accorto. Però la richiesta e quello che interessa a me era la risposta sia come attenzioni a quando io mi sono posto nei loro confronti, sia a quanto io ho proposto in campo, devo dire che le risposte sono state eccellenti. Mi aspetto di vedere una squadra con una reazione nervosa importante. Vorrei che ci calassimo nel ruolo che ci è richiesto. Se noi aumentiamo la nostra voglia di partecipare alla gara in ogni momento, di alzare il ritmo, di concentrarci per sbagliare un pochino meno, di ridurre le distanze fra chi ha la palla e chi la deve ricevere, nel muoversi un pochino di più, nel partecipare a delle situazioni con attenzione che io ho proposto e che vorrei, che riproporrò oggi, che io vorrei fossero nella minima parte perlomeno tentate, questa è la reazione che mi aspetto, vedere qualcosa. Poi, come dicevo l'altro giorno, la squadra può giocare senza allenatore, perché è una squadra che ha qualità, ha la sua storia di queste partite precedenti, che è una storia importante, quindi non è che si possa sperare di vedere niente di particolarissimo, ma questo che ho elencato è quello che mi aspetto particolarmente.
Veniamo al volley. Kema Slamipel di nuovo a Roma contro Scarabeo. Stasera alle ore 20:30 al Palatiziano si gioca la semifinale secca di Coppa Italia. Chi perde esce, chi vince già almeno col pensiero a Bari, laddove verrà assegnato a fine gennaio il trofeo. L'altra semifinale vedrà opposte Bergamo e Siena nella città lombarda. La gara dei lupi andrà in onda su Antenna 5 domani alle ore 21. Veniamo adesso alle notizie sul meteo. Ovviamente i dati si riferiscono alla giornata di oggi. Umidità relativa 45%, pressione atmosferica 1027 ectopascal, vento lieve dal nord, temperatura minima meno 0,8 gradi, la massima 8,3. Per le previsioni, linea alla regia. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Vediamo insieme che tempo ci aspetta nei prossimi giorni, commentando come di consueto la situazione sinottica attesa per la giornata di domani. L'alta pressione tornerà a consolidarsi su gran parte dell'Europa centro-occidentale e mediterranea, garantendo condizioni di bel tempo anche sull'Italia. Si interromperà il flusso d'aria fredda di origine balcanica, in particolare a partire da venerdì. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo atteso per la giornata di domani: in prevalenza sereno, venti deboli più moderati settentrionali, in particolare sulle zone meridionali, mari poco mossi o localmente mossi a largo, temperature senza variazioni di rilievo, ancora su valori al di sotto delle medie stagionali, con estese gelate mattutine anche in pianura. La tendenza per venerdì poco cambierà, cielo ovunque sereno, venti prevalentemente settentrionali, generalmente deboli, con rinforzi limitati all'arcipelago meridionale e alla costa grossetana, mari poco mossi, temperature in aumento, in particolare in collina e in montagna, con il ritorno dell'inversione termica. Con questo concluso, non mi resta che augurare a tutti voi una buona serata. Per questa sera non ci sono altre notizie, il TG torna domani alla stessa ora. Arrivederci. We'll be right back.